Buongiorno a tutti, sono Mauro Perri, faccio parte del movimento Zeitgeist e vi do il benvenuto alla seconda puntata dello Zeitjournal. In apertura parleremo di una ricerca scientifica che ha studiato come una grande quantità di informazioni venga contenuta in un filamento di DNA. A seguire vedremo un importante appello della comunità scientifica sull'economia e le leggi naturali, firmato da personalità scientifiche come Luca Marcalli. Il progetto guidato da Nick Goldman della European Bioinformatics Institute, EBI di Ingston, Regno Unito, segna un ulteriore passo verso l'utilizzo di acidi nucleici come un pratico sistema di memorizzazione di dati, un modo molto più solido e duraturo degli attuali supporti multimediali come hard disk o nastri magnetici. Penso sia una tappa davvero fondamentale. Commenta George Church, genetista molecolare della Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, che l'anno scorso ha codificato una bozza del suo ultimo libro sul DNA. Ora abbiamo davvero un campo di ricerca. Il DNA riesce a comprimere le informazioni in uno spazio decisamente inferiore rispetto agli altri supporti. Ad esempio, il CERN, Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle nei pressi di Ginevra, ha attualmente salvato su circa un centinaio di unità nastri magnetici circa 90 petabyte di dati. Il metodo di Goldman potrebbe racchiudere tutti questi dati in 41 grammi di DNA. Queste informazioni, dice Goldman, potrebbero resistere per millenni, anche in ambienti freddi, secchi e nell'oscurità, come è evidente dal recupero di DNA leggibile di animali estinti da lungo tempo. L'esperimento è stato fatto 60.000 anni fa, quando un mammut morì e restò lì, disteso nel ghiaccio. E non si trattava nemmeno di campioni attentamente predisposti. Goldman aggiunge che, mentre i supporti attuali come audiocassette o compact disc vengono immediatamente obsoleti, nel momento in cui i rispettivi lettori sono rimpiazzati dalle nuove tecnologie, gli scienziati vorranno sempre leggere e studiare il DNA. I sequenziatori potranno cambiare. Possiamo però rinchiudere il DNA in una grotta in Norvegia per 1.000 anni ed essere poi ancora in grado di leggerlo. Questo farà risparmiare enormi cifre per l'archiviazione, dato che non sarà più necessario continuare a comprare nuove attrezzature per riscrivere tutti gli archivi nell'ultimo formato disponibile. Il team di Goldman ha codificato 5,2 milioni di bit in informazioni in DNA, approssimativamente la stessa quantità che aveva codificato il team di Church. Ma quest'ultimo aveva utilizzato un codice semplice, dove le basi del DNA adenina e citosina rappresentavano gli zeri, mentre guanina e timina gli 1. Questo a volte aveva portato a lunghe sequenze con ripetizioni della stessa lettera, che spesso risultava difficile alla lettura da parte dei sequenziatori, portando così ad errori. Il gruppo di Goldman ha invece sviluppato un codice più complesso in cui ogni byte, una stringa di cifre 0 e 1, è rappresentato da una parola di 5 lettere tra A, C, G o T. Per provare a limitare ulteriori errori, il team ha spezzato il codice di DNA in sequenze sovrapposte, ognuna delle quali lunga 117 lettere e con informazioni indicizzate per riportarle alla loro posizione originaria nel codice complessivo. Il sistema codifica i dati in sequenze parzialmente sovrapposte, secondo un criterio che permette di effettuare, per ogni errore, un controllo incrociato su altre 3 sequenze. La Agilent Technologies a Santa Clara, California, ha sintetizzato le sequenze e le ha rispedite ai ricercatori, che sono stati in grado di ricostruire tutti i file con un'accuratezza pari al 100%. Ma la speranza di sviluppare la codifica su DNA è ostacolata dall'alto costo della lettura e della scrittura. Il team dell'EBI ha stimato che siano necessari circa 12.400 dollari per codificare 1 MB di data e 220 dollari per leggerlo. In ogni caso, questi costi si stanno esponenzialmente abbassando. Il metodo potrebbe essere utilizzato per archivi che devono essere mantenuti a lungo termine, ma a cui si accede di rado, come i dati del CERN. Se i costi diminuiranno di 100 volte in 10 anni, la tecnica sarebbe economicamente produttiva se si volessero conservare dati per almeno 50 anni. E Church ritiene che queste previsioni siano troppo pessimistiche. Infatti, dice che il costo per la lettura e scrittura del DNA è diminuito di 1 milione di volte negli ultimi 9 anni, un evento senza precedenti persino nel campo dell'elettronica. Goldman aggiunge che la conservazione di dati su DNA sarebbe a prova di apocalisse. In seguito ad un ipotetico disastro globale, le future generazioni potrebbero infine trovare queste riserve di informazioni ed essere in grado di leggerle. Goldman dice che noterebbero subito che si tratta di DNA mai visto prima. Non ci sono ripetizioni e tutto è della stessa lunghezza. Ovviamente non appartiene a batteri o esseri umani. Forse varrebbe la pena di investigare. La Terra non si governa con l'economia.
Le leggi di natura prevalgono sulle leggi dell'uomo. Antropocene. Questo il neologismo coniato da Paul Crutzen, che definisce l'epoca in cui viviamo, caratterizzata dal massiccio impatto dell'uomo sul pianeta. Un impatto che, se non porremo rimedio immediato, resterà nel registro geologico fin quando le nostre città saranno ridotte ad ammassi di rovine. È di febbraio la notizia con cui alcuni accademici italiani, in occasione delle elezioni italiane, lanciano un appello al grido di «La terra non si governa con l'economia, le leggi di natura prevalgono sulle leggi dell'uomo», invitando il mondo dell'informazione a rompere la cortina di indifferenza che impedisce un approfondito dibattito sulla più grande sfida della storia dell'umanità, la sostenibilità ambientale. Il testo dell'appello promosso da Luca Mercalli enuncia alcune problematiche quali esaurimento delle risorse petrolifere e minerarie, riscaldamento globale, eventi climatici estremi, pressione insostenibile sulle risorse naturali, foreste, suolo coltivabile, pesca oceanica, instabilità della produzione alimentare globale, aumento della popolazione, oggi 7 miliardi, 9 nel 2050, perdita di biodiversità, desertificazione, distruzione di suolo fertile, aumento del livello oceanico e acidificazione delle acque, squilibri nel ciclo dell'azoto e del fosforo, accumulo di rifiuti tossici e inquinamento persistente dell'aria, delle acque e dei suoli, con conseguenze sanitarie per l'uomo e altre specie viventi, e difficoltà approvvigionamento acqua potabile in molte regioni del mondo. La comunità scientifica esorta con fermezza a non perseguire la strada di un pensiero economico dove la crescita, l'aumento del PIL delle nazioni, la competitività, l'accrescimento dei consumi siano obiettivi da perseguire, poiché tale pratica condurrebbe inequivocabilmente al collasso a causa dei limiti fisici planetari, questioni dalla schiacciante complessità e di un'urgenza senza precedenti. Tali sono le esposizioni di rigorosi articoli avallati anche da prestigiose accademie scientifiche internazionali. Una su tutte, l'International Council for Science. È in atto una considerevole adesione di firme prestigiose di scienziati, ricercatori, intellettuali, umanisti ed istituti a vari indirizzi e discipline, in sostegno di un'immediata, significativa inversione culturale, che ci veda tutti impegnati in un cambio radicale di costume per la salvaguardia della vita sul nostro pianeta. Risultano tra i primi firmatari nomi come Ferdinando Boero, docente di zoologia e biologia marina all'Università del Salento e associato all'Istituto di Scienze Marine del CNR, Danilo Mainardi, professore emerito di ecologia comportamentale, Università di Ca' Foscari, Venezia, Andrea Masullo, docente di Fondamenti di Economia Sostenibile all'Università di Camerino, Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana e docente SSST Università di Torino, Angelo Tartaglia, docente al Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Roberto Danovaro, professore di Ecologia, Università Politecnica delle Marche, presidente della Società Italiana di Ecologia. Ora vi faremo sentire un breve estratto dell'intervista che Vincenzo Barbato, uno dei coordinatori nazionali del movimento Zeitgeist, ha rilasciato a Valerio Lisci. Quest'oggi abbiamo con noi Vincenzo Barbato, che ci parlerà della sua esperienza nel capitolo italiano del movimento Zeitgeist. Ciao Vincenzo. Ciao Valerio. Ciao, e che attività svolgi nel movimento? Sono uno dei coordinatori nazionali del gruppo napoletano e gestisco la sezione dei GDL nuovi arrivati, che sarebbe un gruppo di lavoro che è nato da poco, dove essenzialmente accolgo insieme ad altri coordinatori i nuovi arrivati, appunto, e i simpatizzanti e do loro delle risposte in caso di perplessità. Gestisco e registro anche i podcast nazionali nel ruolo di conduttore e faccio anche, stilo anche la scaletta di contenuti che appunto devono essere divulgati. Mi occupo della gestione dei contenuti del blog sul sito zeitgeistitalia.org e sul blog internazionale del movimento Zeitgeist globale, e traduco anche articoli scientifici proprio per comunicare nella maniera più efficiente il cambiamento che sta avvenendo, che molto spesso media mainstream non provvedono a informare correttamente le persone. Sì, benissimo, infatti anche molti articoli che abbiamo utilizzato in questo stesso filmato sono stati tradotti da te, ma come mai, perché sei diventato un attivista, come mai utilizzi così tanto tuo tempo per questo movimento?
Beh, in realtà il mio attivismo non è nato nel movimento Zeitgeist, ho provato un pochettino tutte le ideologie, ho provato un po' tutti i partiti, ho militato un po' dappertutto, ma purtroppo non ho trovato un filone che mi apparteneva. Ho cominciato così, ho cominciato a organizzare eventi, convegni per protestare, però mi sono reso conto dopo circa 3-4 eventi che ho organizzato che non serve questo tipo di approccio, in quanto non è propositivo ma è semplicemente distruttivo, e appunto bisogna creare un sistema affinché la realtà che abbiamo oggi diventi obsoleta. In generale mi definisco neanche un attivista, neanche un volontario, bensì un ingranaggio attivo di questa società, e non voglio appunto né protestare né delegare la mia vita ad altre persone. Io cercherò attraverso le conoscenze delle persone più competenti di me di agganciarmi a una determinata filosofia per essere appunto proattivo e essere un attore principale di questo cambiamento, come lo sono tantissime altre persone nel mondo, milioni di persone nel mondo della cosiddetta moltitudine inarrestabile, di cui è composta anche la comunità del movimento Zeitgeist globale e soprattutto italiana nel caso specifico. Bene, allora ringrazio molto Vincenzo Barbato, coordinatore nazionale di Zeitgeist Italia. Grazie Valerio per questa intervista, e spero che tante altre persone comincino innanzitutto a informarsi per attuare un cambiamento prima di tutto individuale, che poi si ripercuoterà come sempre nella società, e incominciare a collaborare e di essere positivi. Vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione di questo video. Se avete domande sul movimento o su questa trasmissione, commentate questo video o mandate una mail alla nostra redazione press@zeitgeistitalia.org. Se volete mettervi in gioco e costruire una realtà diversa, contattateci, guardate la nostra pagina Facebook e iscrivetevi al nostro canale YouTube. In alternativa potete visitare il nostro sito www.zeitgeistitalia.org e partecipare ai nostri incontri sulla piattaforma TeamSpeak. Per i nuovi arrivati, ogni martedì alle 21:30. Ciao a tutti, grazie.